L'impegno nel lavoro, svolto sempre con onestà e dedizione, ma anche nella vita del territorio, dalla politica al sociale. Con queste motivazioni, nella mattinata di oggi, 17 dicembre, il prefetto di Sondrio Carmelo Casabona ha consegnato il diploma di cavaliere all'Ordine al Merito della Repubblica all'imprenditore sondriese Lodovico Gianotti, nella sede del Palazzo del Governo. Questo è un momento importante perché quando un cittadino si vede insignito da un riconoscimento da parte dello Stato, io penso che sia il massimo della soddisfazione che un uomo può avere. Ci sono tante persone che in silenzio svolgono il loro ruolo, in silenzio aiutano lo Stato. E lo Stato riconosce le persone che hanno un valore, anche con questo gesto di rilasciare un riconoscimento di questo genere. Sono cose che capitano senza aspettarsele. Uno cerca di fare sempre il meglio nell'arco della sua vita e senza cercare nessun merito, nessuna onorificenza, poi capita. Nato a Torre Santa Maria il 2 febbraio 1951, Gianotti da 40 anni è titolare dell'omonima tipografia nel capoluogo valtellinese. Sposato con Franca, insieme hanno avuto due figli, Denis e Massimiliano, che non negano di aver accolto con entusiasmo la notizia del cavalierato, che premia l'impegno del padre per la città, dove dal 2003 al 2007 è stato consigliere comunale per Forza Italia. Inoltre va ricordato l'impegno nei servizi sociali alla casa di riposo, il ruolo di vicepresidente della Loco di Sondrio del club 105 Frecce Tricolori Valtelline Valchiavenna, oltre che consigliere della società operaia cittadina e membro dell'associazione dei carabinieri. Bisogna sempre cercare di vedere le cose positive nella vita e non perché vedere le cose negative sono capaci tutti, invece le cose positive purtroppo vengono un po' tralasciate e una cosa molto bella è quello di sorridere alla vita e avere sempre fiducia, prima di tutto in se stessi, poi negli altri. Nonostante tutte le contraddizioni che la nostra patria, non ultimo per esempio anche sul campo del lavoro, cercando di far chiudere tutte le attività e nello stesso tempo contemporaneamente cercare di creare posti di lavoro. Ci sono delle contraddizioni che la nostra Italia anche lei, nonostante le cose, però nonostante tutto cerchiamo di essere positivi, aver fiducia nella vita, soprattutto voi giovani, e cercate di fare il massimo per la nostra Italia.